bellissimo e mi piace questo doppio taglio di lettura, una lettura razionale, potremmo dire laica, ed una lettura quella ispirata dalla fede in Gesù Cristo. Vogliamo cominciare a precisare alcuni termini che useremo questa sera. Parliamo di eutanasia, io lascerei a voi, al dottor Cappelli, al Monsignor Rigondi, scegliere chi vuole dare la risposta e sotto quale profilo. Eutanasia, che cos'è? Che cosa vuol dire? Sentiamo parlare di eutanasia attiva, eutanasia passiva. Possiamo sinteticamente dirci, per quanto è possibile, che cos'è questa cosa? Allora, qui c'è l'altro aspetto, perché la domanda è, noi abbiamo avuto questa vita, ci è stata consegnata, ma la dobbiamo tenere bene. È un po' come un'automobile che ci viene consegnata, che serve per arrivare a destinazione. Dobbiamo tenere bene il motore. Il problema della salute, della cultura della salute, la cultura della vita, no? Mantenerla bene questa vita, quindi mantenerci in salute. E allora la domanda è, e questa mi pare fondamentale, poi lascio la parola a lui sull'eutanasia, la domanda è, ma fino a che punto siamo tenuti a curarci? E allora io credo, e non se ne parla mai, ed è importantissimo, mettere a fuoco bene un principio di etica, un principio morale, di comportamento morale, che poi di fatto viene applicato sui mezzi ordinari e straordinari. Io sono certamente tenuto a curarmi nella malattia con tutti i mezzi ordinari. Quali sono i mezzi ordinari? Purtroppo qui dobbiamo dire che questo principio vale per tutta l'umanità, ma non funziona allo stesso modo. È un mezzo ordinario quello che è a portata di tutti. Sicuramente questo è il primo principio fondamentale. Per esempio in Italia direi che è alla portata di tutti quasi tutto. Non basta però. È mezzo ordinario quello che dà una garanzia di successo. Adesso noi non dobbiamo pensare al successo al 100%, ma una garanzia di grande successo. Quindi un mezzo ordinario quando è alla portata di tutti e dà garanzia di successo. Allora, per fare un esempio banale, non so, un'operazione di appendicite in Italia è assolutamente un mezzo ordinario, è alla portata di tutti e ha normalmente successo. Poi ci può anche essere il caso eccezionale. Ma in India l'operazione di appendicite è un mezzo straordinario, perché non è alla portata di tutti, perché in India si paga tutto e c'è uno strato di povertà tale per cui se tu vuoi fare operare appendicite devi vendere la casa. Ecco, questa è una cosa molto triste, che fa sì che il principio sia per tutti, ma non è uguale per tutti. Il mezzo straordinario è invece quello che non è alla portata di tutti, che so io, andare all'estero per farsi curare, un esempio, ma è soprattutto il successo è relativo. E questo principio viene applicato tutte le volte che dobbiamo affrontare un'operazione chirurgica che può avere un margine di non successo, quando vi viene fatta la informazione e vi viene chiesto il consenso. E io posso darlo o non darlo, e con un comportamento assolutamente eticamente corretto, perché diventa un mezzo straordinario, e quindi posso scegliere di accettarlo, di accettare anche il rischio o di non accettarlo. Ecco, io credo che questo sia fondamentale per riuscire forse a inquadrare tutto il discorso di stasera. Ora però, poi, che cosa sia l'eutanasia? Allora lasciamo lui, però mi piacerebbe che oltre a tenere in funzione il motore della macchina avessimo cura anche della carrozzeria. Cioè, a me piace anche che una persona sia anche
gradevole, no? È un discorso accessorio per certi aspetti, ma non è stupido. Magari ne parleremo in un'altra occasione, parlando di estetica e di cose. Cioè, io sono solito dire che l'importante è arrivare alla meta, anche se la carrozzeria è scassata. Ah, intanto le automobili dopo un anno o due, la carrozzeria, effettivamente con il tempo la nostra carrozzeria, è vero, si usura, va un po' così, si fa un po' desiderare, però l'importante è il motore. Dottore, parliamo un po' di definire che cos'è l'eutanasia, cosa vuol dire e cos'è questa distinzione attivo-passivo. Innanzitutto ringrazio Don Mangara per avermi invitato questa sera, grazie ai miei amici e l'auditorio che spero si trasformi in inter-